Buonasera, benvenuti, grazie di essere così numerosi. È una serata importante per i nostri ragazzi, gli alunni del liceo Davigo Nicoloso, perché per loro questa serata rappresenta la fine di un percorso che è iniziato esattamente un anno fa in questo teatro, in una serata dedicata all'antimafia. I nostri ragazzi sono rimasti conquistati dalla passione, dal coraggio dei relatori. Anzi, se proprio vogliamo essere sinceri, siamo stati conquistati. Da lì è nata l'idea di approfondire l'argomento ed è iniziato un progetto, ma forse è meglio dire un'avventura. Siamo partiti a settembre per andare a toccare con mano quella terra dove tanti uomini di grande valore sono caduti. Da questa avventura è nato un libro. Consapevoli del nostro futuro, guida al consumo critico, scritto dai ragazzi sulla base di quello che avevano visto, di quello che avevano ascoltato e approfondendo anche quei temi che sul momento ci avevano travolto, perché nonostante avessimo fatto una fase di preparazione, in realtà siamo stati proprio asfaltati da tutto quello che abbiamo sentito, da tutto quello che avevamo visto. Questa sera ripercorreremo questa avventura, grazie a foto, filmati che sono stati girati in Sicilia proprio dai ragazzi, ma soprattutto grazie alla testimonianza di alcune delle persone straordinarie che abbiamo conosciuto e che sono venute appositamente qui questa sera proprio per ripercorrere insieme questo percorso così importante. Insieme a noi doveva essere questa sera anche la nostra dirigente scolastica, la professoressa Persia, che ha dato il via al progetto. Purtroppo per gravi motivi familiari è rimasta bloccata in Abruzzo, però ci teneva a salutarvi e ci teneva soprattutto a fare un in bocca al lupo ai ragazzi. E io volevo ringraziare, prima che la situazione degeneri, perché poi non so come finirà il tutto. E allora so che i ringraziamenti si fanno alla fine, ma è forse meglio farli adesso. Due persone in particolare che sono state fondamentali per la realizzazione proprio della serata. Quindi ringrazio la professoressa Chicco perché ha seguito i ragazzi proprio passo dopo passo e Chiara Morali perché è stata una delle colonne portanti proprio di tutta l'organizzazione. Quindi grazie veramente di cuore. Grazie di cuore. E volevo ringraziare anche per la sua presenza il procuratore della Repubblica che così ci ha fatto l'onore di venire questa sera ad ascoltare proprio quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quindi grazie veramente per essere qui. Concludo i ringraziamenti così. Poi lasciamo la parola appunto ai protagonisti e volevo ringraziare innanzitutto la Proloco perché ci ha accolto, ha messo a disposizione il teatro. Grazie alle competenze di Andrea, il tecnico che sta seguendo anche i ragazzi, quindi grazie veramente della pazienza che hai avuto con noi. E poi volevo ringraziare il Comune di Sori perché devo dire che in tutti questi anni ci è sempre vicino, ci ha sempre sostenuto e quindi veramente volevo ringraziarvi di cuore di questa disponibilità. Bene, non mi resta altro che augurarvi di divertirvi, spero di non annoiarvi e soprattutto, secondo me, non rimarrete indifferenti. Bene, buona serata a tutti. Thank you.
settembre 2018. La vita è fatta di incontri che possono aiutare a crescere, a prendere consapevolezza di una realtà apparentemente lontana dalla nostra, a conoscere uomini e donne che vivono con passione grandi ideali. A noi è accaduto, la primavera scorsa. Inizialmente sembrava un'attività come tante altre organizzate dal nostro liceo, il Nicolò Zarecco, e non eravamo pronti a un impatto così forte. L'incontro aveva come titolo Antimafia quotidiana e i tre relatori, il magistrato Adriano Patti, Don Francesco Fiorino, parroco di Mazara del Vallo, l'imprenditore Nicola Clemenza, presidente di Libero Futuro Castelvetrano e alcuni membri della cooperativa Sicilia Giusta e Saporita. Tutti avevano un obiettivo comune, rifiutare il racket e promuovere i prodotti sani e tipici della Sicilia, coltivati anche nei terreni sequestrati o confiscati alla mafia. Questi rappresentano una grande risorsa socio-economica e creano occasioni di lavoro legale. Vanno quindi difesi, tutelati e utilizzati, perché sono beni di tutti. Ascoltando i loro racconti ci si è aperto il cuore. Abbiamo capito la loro fatica nel trovare appoggio e collaborazione, la loro paura nel vivere costantemente una sfida, le loro difficoltà nel lottare contro una mentalità mafiosa e individualista, senza sapere di chi potersi fidare. Da lì è nata la necessità di fare qualcosa di concreto per sostenere queste iniziative e così, da semplici alunni di Quinta Liceo Scientifico, siamo diventati una squadra di reporter, pronti a scendere in campo per realizzare il nostro servizio, consapevoli del nostro futuro, come guide per un consumo critico. E così a settembre, grazie alle associazioni Libero Futuro e Addio Pizzo, per una settimana ci siamo immersi in questa realtà. Abbiamo lavorato in un oliveto confiscato alla mafia nella zona di Selinunte. Abbiamo incontrato imprenditori che hanno subito e denunciato estorsioni. Abbiamo parlato con i magistrati della Procura di Marsala che ogni giorno dedicano la loro vita ad amministrare la giustizia. Abbiamo ascoltato titolari di aziende sane che gestiscono terreni sequestrati e giornalisti che con coraggio si occupano di criminalità organizzata e di corruzione. Abbiamo visitato i beni confiscati trasformati in beni di tutti e abbiamo toccato da vicino la terra dove grandi uomini sono caduti. Settembre 2018. Nicola Clemenza. Chi è Nicola Clemenza? Non avevo mai sentito questo nome. Non conoscevo questa persona e invece Nicola Clemenza, presidente di Libero Futuro Castelvetrano, maestro elementare, imprenditore, è un eroe. L'ho conosciuto la sera del nostro arrivo in Sicilia, quando ci ha accolto e raccontato la sua esperienza. Alcuni anni fa, a Partanna, territorio del boss mafioso Matteo Messina Denaro,
decise di mettere insieme gli agricoltori locali per realizzare delle economie di scala con lo scopo di migliorare il reddito dei coltivatori di queste contrade trapanesi. Signore e signori, Nicola Clemenza. Ciao Nicola e benvenuto. Allora, per chi ancora non conoscesse la tua storia, potresti raccontarci come sei passato da vittima di mafia a combattente in prima linea? Vengo lì? C'è anche lì, guarda. Beh, come sono passato, diciamo, da vittima di mafia? Intanto vi ringrazio veramente di cuore perché... Diciamo che dall'anno scorso ad oggi qualcosa è cambiato. Avete aumentato quella che è la forza e il coraggio di chi per andare avanti deve continuare a lottare. E forse è proprio questo che è successo. Cercavo di fare qualcosa che in fondo era la normalità, ciò che pensavo fosse giusto. Però la normalità a volte si scontra con quella che è la criminalità organizzata, con quello che sono le negatività che la vita a volte ci riserva. E così quella notte, quando ho ricevuto quell'attentato, decisi che non potevo mollare. Non potevo mollare perché sarebbe stato veramente assurdo non dare un futuro migliore a mia figlia. Allora ne avevo soltanto una, oggi sono due. Comunque ai giovani. È stato un momento forte, ma mi ha fatto pensare che era un dovere continuare. E così... quell'odiata mafia che doveva farmi paura, ho deciso che dovevo combatterla, perché sono loro a dover avere paura. Sono loro a dover avere paura se la società civile riesce ad organizzarsi, perché in effetti la mafia è soltanto fatta di gente codarda, che fa attentati, che si nasconde, che non ti guarda mai in faccia, perché sono essenzialmente dei codardi. Noi dobbiamo avere soltanto la forza e il coraggio di essere normali, di non nasconderci, di andare avanti, perché solo in questo modo riusciremo ad organizzarci bene per far sì che il nostro futuro sia migliore. Io sono grande e quindi la mia generazione deve chiedere forse scusa alla vostra e quindi il mio contributo è poca cosa per quello che vi dobbiamo. Grazie ragazzi. E inoltre tu sei il presidente di Libero Futuro Castelvetrano e ci potresti spiegare in come opera un'associazione anti-racket? Sì, quando all'indomani dell'arresto dell'operazione Golem 2 che smascherò mandanti ed esecutori dell'attentato che avevo ricevuto, ma anche di altre vicende che in quegli anni gli inquirenti hanno fatto un lavoro veramente eccezionale con la procura di Trapani. E quando vennero fuori tutti gli arresti, finirono in galera 13 persone. L'operazione era Golem 2, Matteo Messina Denaro più 13. Quindi 13 persone in galera, più il latitante più ricercato del mondo attualmente. E bisognava fare un ulteriore atto di responsabilità e di coraggio.
che allora nessun imprenditore ancora aveva fatto, che era quello di dichiararsi parte civile, era quello di andare dinanzi ad un giudice in un tribunale e dire: questi signori mi hanno fatto un torto, pretendo di essere comunque riconosciuto come vittima. Mi ricordo quasi il sorriso del pubblico ministero che mi diceva: non sono abituato ad avere dalla mia parte in un processo di mafia qualcuno che si dichiara parte civile. E quindi dalla parte del pubblico ministero, io, il mio avvocato e poche altre persone che ora dirò, dall'altra parte almeno una quindicina di avvocati dei detenuti più tutta la clerk della società civile, dei parenti, eccetera eccetera. In quel momento essere soli e dichiararsi parte civile, pensate che il capo della squadra mobile mandò a farmi compagnia in procura alcuni ispettori di polizia, disse: per piacere, chi è libero vada in tribunale a fare compagnia a Nicola. Perché dichiararsi parte civile significava appunto rimanere soli. La gente mi diceva: non farlo, non è il caso, passa, anche gli amici più cari, magari pure familiari. E invece fu in quel momento che io, dopo qualche notte insonne, cominciai a vedere dove muovermi, e c'erano i primi movimenti anti-racket e antimafia in quel di Palermo, la città già era più organizzata, e così da solo mi spostai, andai a Palermo a cercare questa associazione. Lì conobbi Enrico Colaianni, l'associazione era Libero Futuro, Libero Futuro Palermo, perché ad ogni mandamento mafioso riteniamo sia opportuno costituire quasi proprio nello stesso territorio un'associazione anti-racket, perché a me poco importa che qualcuno da lontano venga nel mio territorio a dirmi che la mafia è qualcosa di negativo. Vorrei che fosse uno dello stesso territorio a dire che la mafia è negativa, che la mafia ci ha fatto male e ha distrutto il nostro futuro. E quindi il mio dovere era quello di costituire un'altra associazione, Libero Futuro Castelvetrano. Oggi le associazioni che fanno parte di Libero Futuro, e poi ci siamo anche costituiti in un'altra rete che si chiamano Mafie, sono diventate una decina. E quindi da quel momento nasce Libero Futuro per affiancare nuovi imprenditori, per supportarli da un punto di vista psicologico, perché è la cosa più importante, perché un altro imprenditore che denuncia ha bisogno di te, collega, che lo supporti, che lo aiuti, che gli spieghi come hai fatto, perché è bene che si sappia. Più volte ci siamo ritrovati a sentire imprenditori che volevano denunciare e che anziché vedermi sul territorio mi davano appuntamento a 100 km perché avevano paura di farsi vedere con me o vicino, o comunque così come qualche volta mi hanno chiesto di andare a casa loro e parlare con loro in famiglia. Qualche volta la moglie mi ha detto: se mio marito denuncia io lo lascio perché voglio stare tranquilla, perché ho paura per me, per i miei figli. E tante volte mi hanno chiesto di andare lì con la mia famiglia, perché mi hanno detto: ma io non ci credo che fai una vita normale, non è possibile, fammi vedere questo aspetto, perché sostanzialmente la paura è tanta. Oggi sappiamo che non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere paura, perché il nostro sforzo oggi è diventato quello che voi chiamate coraggio, quello che io chiamo normalità, perché deve essere la normalità la nostra conquista. Però dobbiamo tenere ben presente una cosa, che questo piccolo sforzo che noi oggi facciamo è lo sforzo molto più grande che hanno pagato con la vita altri che ci hanno preceduto. E allora, se non vogliamo vanificare quelle persone che con la loro vita ci hanno portato a questi grandi progressi, la nostra normalità la dobbiamo portare avanti con forza e con coraggio. Grazie Nicola. Era palese ormai che l'incontro stesse per concludersi e stranamente non ero felice.
Erano delle prime attività organizzate dalla scuola che ci portava nel mondo reale, nel mondo vero, e ci faceva capire quanto fosse importante comprendere queste problematiche ed agire senza indugi. Sarei rimasta ora ad ascoltare quell'uomo, quell'eroe, quel papà coraggioso, ma l'incontro terminò. Ricordo e ricorderò per sempre le sue ultime parole: «I buoni sono più numerosi dei cattivi, ma se stanno zitti non si sentiranno mai». Settembre 2018. Abbiamo incontrato padre Fiorino nella città dove è nato e cresciuto, Marsala. Padre Fiorino si occupa di riutilizzare i beni sequestrati o confiscati alla mafia. Quella mattina ci ha mostrato una discoteca, che in teoria doveva essere un'associazione culturale, ma in realtà ospitava un giro di prostituzione per coloro che erano associati. I mafiosi, ha esordito padre Fiorino, devono comprendere che se continuano ad operare nella violenza e a sfruttare le persone, sprecano la loro esistenza. Negli anni, dice, ho ricevuto molte pressioni che ho sempre denunciato alla polizia. Infatti, nonostante le numerose minacce, padre Fiorino non ha mai mollato perché ama la sua terra e vuole vederla libera. E prima ci ha raccontato un po' la sua storia in breve e volevamo anche sapere e chiederle perché comunque non ha smesso di occuparsi di questa tematica e continua a portare avanti. Sì, perché innanzitutto perché sono siciliano e amo la mia terra e voglio che sia una terra
libera dalla mafia, dalla violenza, dalla sopraffazione, da qualsiasi cosa che le impedisce di essere una terra libera e di avere persone libere. E poi anche perché sono un credente, un cristiano, e so che il Signore è venuto per darci la liberazione da ogni forma di male. Quindi la fede l'ha anche aiutata in questo? La fede è la mia stella polare, innanzitutto. Poi vengono i diritti umani e tutto il resto, però prima di tutto, anche perché per me l'esperienza che ho avuto fin da ragazzo è che la fede non è contro la nostra umanità, contro la nostra libertà, ma anzi potenzia la nostra umanità e anche la nostra libertà. E invece in Sicilia ci sono rapporti, secondo lei, tra la Chiesa e la mafia? Ma come voi sapete, la Chiesa è fatta da migliaia di persone. La Chiesa non è un'entità individuale, cioè ci sono tantissime persone. Perciò tra queste persone ci può essere chi non ha capito nulla di Vangelo, della parola del Signore, e magari cerca di nascondersi con un abito più o meno religioso, ma ormai chi fa questo sa di essere un ipocrita, un falso, insomma. No? La parola del Signore è chiara, gli ultimi papi hanno continuamente ripetuto che c'è contraddizione tra Vangelo e mafia, che la mafia è un fenomeno umano disumano, violento, che non ha niente a che fare con chi professa autenticamente la fede. E secondo la sua esperienza, la mafia è cambiata nel tempo? Cioè, sono cambiate alcune cose? O... La mafia ha due costanti, l'arricchirsi, perciò avere soldi, e avere potere sulle persone e sui territori. E queste sono due costanti. Poi le modalità per fare i soldi e per infiltrarsi anche nelle istituzioni, purtroppo nel tempo sono cambiate. Ora c'è più una mafia di tipo economica che cerca di prendere tutti i settori economici principali, ma continua per esempio il fenomeno del pizzo, dell'estorsione, dell'intimidire le persone per appunto approfittare delle persone economicamente sotto tutti i punti di vista. E poi anche il fatto che la mafia cerca il potere, perciò il potere significa anche perciò infiltrarsi nelle istituzioni, nei centri di potere, sia economico che politico, e questo lo fa alle volte comprando i voti, facendo false promesse, e purtroppo c'è ancora chi sottosta a questo tipo di forzature e di illusioni. Buonasera padre, benvenuto. Nel tempo trascorso insieme abbiamo avuto modo di riflettere sul concetto di bene di tutti. Da anni, attraverso la cooperativa Sicilia Giusta e Saporita, promuove i prodotti tipici della sua terra, che anche questa sera abbiamo avuto l'occasione di assaggiare. Noi le volevamo chiedere come può trasformarsi una normale vendita di prodotti in un'azione antimafia. Grazie. Sì, intanto volevo anch'io dire grazie alle persone, perché prima dei prodotti per me è stato molto bello e essenziale creare relazioni. Ecco, qui attraverso Chiara Morali, attraverso Adriano, che è stato il primo ligure che ho incontrato, diciamo il magistrato Adriano, che adesso poi ascolterete. E da lì poi ci sono davvero Dante, che è qui, Dante Benzi, e tanti altri, ecco, si sono create belle relazioni anche con voi, che vi ringrazio davvero tanto.
perché la prima cosa importante della nostra vita e dell'esperienza che portiamo avanti è un'esperienza appunto sociale, educativa. E creare relazioni è molto bella, è molto importante, è la vera ricchezza della vita. Ecco, poi da qui, perché come prima dicevo a voi, la mafia è arricchimento innanzitutto, perciò contrastare lo sfruttamento del lavoro, contrastare tutta la filiera negativa, anche che è quella che si chiama l'agromafia, e perciò stare vicino agli imprenditori, alle imprese che fanno prodotti sani, che rispettano i diritti dei lavoratori, che fanno anche prodotti di qualità. Stasera l'avete assaggiati, vi pare, un po' tutti. Vi sono piaciuti, sì o no? Ecco, bene. Questo è importante, perché la qualità dei prodotti si deve anche poi coniugare col rispetto delle persone, di quelli che lavorano. Avete visto com'è faticoso lavorare nei campi, l'avete provato. E perciò dobbiamo dire anche grazie, riconoscenza a chi lavora, che non merita di essere sfruttato o di essere oppresso. Perciò mi sembra più che giusto lavorare per lo sviluppo integrale delle persone e anche dell'economia, perché attraverso l'economia sana passa lo sviluppo di un territorio, di una regione e di tante persone. Ecco, a me qualcuno, perché è facile, sapete, etichettare le persone, no? A qualcuno magari nel mio impegnarmi nell'utilizzare socialmente i beni sequestrati e confiscati, terreni, appartamenti, eccetera, mi hanno detto, dice, ah, questo è un prete imprenditore. Poi mi hanno detto che sono prete carabiniere, perché lotto con contrasto la mentalità mafiosa. Ma capite, essere imprenditore o essere carabinieri non è una cosa negativa, è una cosa positiva. Magari avessimo imprenditori che fanno il loro dovere fino in fondo, che trattano con giustizia i loro dipendenti, i loro lavoratori, e carabinieri, purtroppo la notizia di queste ore, purtroppo è stato ucciso in uno scontro a fuoco con un criminale, un altro carabiniere, e volevo anzi dire grazie a quello che fanno questi uomini. Che era un padre di famiglia, come tanti padri di famiglia, che faceva il suo lavoro per la sicurezza. Perciò per me essere chiamato, anche alle volte qualcuno mi definisce così, prete carabiniere, è un vanto, non è un motivo di prendermi in giro o altre cose. Ecco, perciò appoggiare questa filiera. Ecco, noi abbiamo creato la cooperativa Sicilia Giusta e Saporita grazie a Genovesi, insomma, qui lo devo riconoscere, che ci hanno sostenuto, aiutato e che ancora ci sostengono nell'acquistare questi prodotti, nel venire a visitare le aziende, come in parte avete fatto anche voi, conoscere perciò questi imprenditori, chi lavora in queste aziende è molto importante. Ecco, un'economia sana libera tante persone dalla schiavitù della mafia o di essere costretti a lavorare quasi come schiavi. Grazie. Nel dicembre del 2017 Padre Fiorino si è occupato di un percorso di formazione politica. Lo scopo era di informare la popolazione su come votare consapevolmente e formare una coscienza civica, perché, come dice lui stesso, non bisogna lasciare la buona politica a chi insulta e divide. Padre, prendendo spunto dalle parole che sono state appena lette, un tema interessante è quello dei voti comprati. Ha voglia di approfondire con noi questo argomento? Senz'altro. Anche perché siamo, come voi sapete, in campagna elettorale dappertutto. Ecco, noi crediamo, io credo da giovane, questo è un valore che devo grazie anche a tanti siciliani, uomini politici come Piersanti Mattarella, come Pio La Torre, come Giorgio La Pira. Giorgio La Pira è siciliano, non è
era sindaco di Firenze, ma prima di stare a Firenze per fino a 18 anni ha vissuto a Pozzallo, città della Sicilia. Ecco, proprio Giorgio Lapira diceva che non bisogna mai dire che la politica è una cosa sporca, perché la politica è un impegno di umanità, e lui che era credente diceva anche di santità. Perciò educarci all'impegno sociale e politico, questo è il secondo anno che portiamo avanti questa scuola, è molto importante. È chiaro che i voti comprati è una deviazione della buona politica, è una stortura. E perché si comprano i voti? Perché c'è gente che vive nella miseria, c'è gente che vive, io sono stato per diversi anni pure direttore della Caritas della mia diocesi, e ci sono persone purtroppo quasi costretti a vendersi anche in questo senso, anche a volte per un pacco di spesa per 50 euro o da noi addirittura per un buono benzina. Ancora c'è gente che vota a seconda chi ti dà queste cose. È un fenomeno naturalmente questo di corruzione da combattere, ma soprattutto è un fenomeno da prevenire. Perché la gente si vende per un buono spesa o per un buono benzina? Perché non ha un lavoro, non ha un lavoro certo, non ha un reddito minimo che permette di mantenere la propria famiglia. Ecco, noi dobbiamo sostenere queste persone, perché la nostra Italia, il nostro paese è basata su una bellissima Costituzione, dove uno dei valori fondamentali è il valore della solidarietà, di essere solidali, cioè di venire incontro, di aiutarsi, di aiutare le persone che sono più indietro. Ecco, allora perché è importante tutti noi impegnarci a questa educazione, anche formazione politica. Mi raccomando, non state lontano dalla politica, perché anche chi ne sta lontano fa politica, in maniera negativa naturalmente, ma lo fa. La politica è qualcosa di essenziale alla nostra vita sociale, alla nostra crescita. E io dico che tutto è politica. Tutto è per il bene, dovrebbe essere per il bene comune. Perciò mai stare lontani dalla politica, anzi diventare cittadini consapevoli, responsabili, è un nostro dovere, ma anche un segno di speranza per noi e per quelli che verranno dopo di noi. Grazie. Grazie. Insomma, di questa tematica, cosa l'ha portata a effettuare questo percorso? Sì, allora praticamente, vabbè, niente, come accadrà a tanti di voi, credo, dopo la maturità ero in forte dubbio sulla strada da seguire, perché mi piacevano sia discipline scientifiche che umanistiche. Dopodiché, nell'indecisione, mi sono iscritto a giurisprudenza, un po' ci credevo, un po' meno, però insomma poi alla fine mi ha entusiasmato la cosa, e andando avanti negli studi ho deciso di almeno provare, insomma, a intraprendere questa strada, quindi il concorso in magistratura, perché ritengo, insomma, parte una bella funzione, e poi se fatta veramente con condizioni, un servizio che reso alla collettività è un compito anche importante. Insomma, il Ministero della Giustizia nel nome del popolo italiano è sicuramente un onore e una maniera molto pesante. Quindi, anche, diciamo, leggendo e documentandomi su quelli che appunto potevano essere stati gli esempi di magistrati, tra cui ovviamente anche il dottor Borsellino, ho deciso di provare a fare questo concorso, che è un concorso che si fa dopo la laurea e dopo un'ulteriore specializzazione. E niente, e mi è andato bene poi alla fine, sostanzialmente. Dopodiché, una volta che ho vinto il concorso in magistratura,
come vi dicevo prima, il concorso di magistratura è unico sia per giudici che per pubblici ministeri, dopodiché c'è una parte di tirocinio e dopo il tirocinio si può scegliere appunto la funzione. E la funzione che mi era, questa mi era sempre piaciuta fin dall'origine, era quella appunto di pubblico ministero, un po' perché è più dinamica, un po' perché appunto Borsellino e gli altri Falcone sono stati pubblici ministeri, prima giudici istruttori e poi pubblici ministeri. Dopo la riforma del codice di procedura penale che è venuta nell'88 e quindi insomma l'idea era quella lì. E quindi poi ho scelto Marsala perché si sente che non è siciliano, sono toscano. E quindi ho scelto Marsala insomma perché volevo insomma sperimentare questo tipo di lavoro in un posto come la Sicilia, che appunto è una terra molto bella e molto difficile allo stesso tempo, quindi insomma eccomi qua. . 13 settembre 2018. Durante questo progetto un po' originale di alternanza scuola-lavoro abbiamo incontrato alcune personalità di spicco che si occupano di lotta contro la mafia nei territori intorno a Marsala, territori altamente contaminati ad ogni livello sociale dalle infiltrazioni mafiose. Tra queste persone vi è sicuramente il dottor Nicolò Volpe, sostituto procuratore di Marsala. Ci ha accolto nella sala riunioni dell'ufficio del procuratore capo, lo stesso ufficio in cui lavorò il giudice Paolo Borsellino tra il 1986 e il 1992, anno in cui si trasferì a Palermo, dove verrà assassinato il 19 luglio. Proprio in quell'ufficio Borsellino collaborò con il pool antimafia, sentendo la necessità di salvaguardare e divulgare le sue conoscenze riguardo agli intrecci mafiosi. All'epoca solo il magistrato incaricato di un caso era informato dei fatti e qualora fosse venuto a mancare, tali conoscenze sarebbero andate perse con lui. Il dottor Volpe ci racconta del suo percorso formativo, delle difficoltà nel raggiungere il posto di magistratura e dei lati positivi e negativi del suo lavoro. Dalle sue parole traspare una grande passione e il peso di portare avanti con onore una missione impegnativa. Signore e signori, il dottor Adriano Patti. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti e grazie a voi ragazzi che siete veramente bravi. Vi ho anche visti l'altra mattina al regionale. Ho apprezzato in pochi minuti la vostra chiarezza, il vostro fare spigliato e grazie per l'esperienza che ci comunicate per questa sera. Anche lei, come il dottor Volpe, è un magistrato. Sì. Quindi vorremmo affrontare con lei un tema spinoso che ci ha colpito molto, lo scandalo della gestione dei beni sequestrati e confiscati. Partendo dalla differenza tra bene sequestrato e bene confiscato, qual è l'iter giudiziario seguito per i beni sottratti? Io tanto voglio precisare che nella mia carriera non mi sono mai occupato di mafia e sono sempre stato esclusivamente un giudice civile. Da un po' di anni mi sono avvicinato, come gli amici prima hanno detto, attraverso diciamo un percorso di educazione alla legalità, incontrando giovani come voi nelle scuole, di lì è nata questa amicizia. Quindi io non posso portare un contributo professionale che illumini. Quello che posso comunicare è spiegare quello che tu mi chiedi. Le misure di prevenzione antimafia sono, diciamo, per certi aspetti una conquista importante della nostra legislazione, che è data dall'inizio degli anni '80 attraverso la famosa legge La Torre e Rognoni,
che ha avuto una sua evoluzione. Noi nel 2011 abbiamo avuto una sistemazione di queste norme, il codice antimafia, e poi interventi a seguire. Il processo di prevenzione è qualcosa di diverso che si affianca all'ordinario processo penale. È appunto un cercare di prevenire. Questo porta anche ad un allentamento del rigore della prova, nel senso che bastano determinati indizi. Queste misure però sono state molto efficaci perché hanno portato a colpire la mafia in quello che, come diceva prima padre Francesco Fiorino, è veramente il cuore, la ricchezza accumulata. E allora queste norme, il sequestro che cos'è? È una misura provvisoria, interinale, che porta quindi, in presenza di determinati indizi che fanno riferimento ad un tenore economico che non può essere giustificato con una documentazione, a assicurare provvisoriamente determinati beni, i più diversi, possono essere aziende, possono essere immobili, possono essere, diciamo, ricchezza, che viene amministrata provvisoriamente dallo Stato, sotto il controllo di un magistrato, viene nominato normalmente un amministratore giudiziario, nei confronti di persone, i cosiddetti proposti, che sono, diciamo, private temporaneamente di questi beni. C'è un procedimento di prevenzione che, come dicevo prima, è un po' meno rigoroso sul piano della prova, che poi ha una sua conclusione, che può essere o la mancanza completamente degli indizi e quindi la restituzione di questi beni, oppure si cambia in confisca, che è una misura definitiva che sottrae il bene alla persona che fino a quel momento ne aveva avuto la titolarità e appartiene allo Stato. Quindi il procedimento di prevenzione passa da una amministrazione giudiziaria per essere definitivamente portato al patrimonio dello Stato e di lì quindi non più sotto controllo della magistratura, che esercita durante il procedimento questo tipo di attività, per essere poi assegnato attraverso lo Stato. Abbiamo un'agenzia nazionale che poi lo dà agli enti territoriali, che ne fanno gli usi attraverso bandi. Ci sono immobili che possono essere destinati a funzioni dello Stato, oppure a seconda del tipo di beni, se sono aziende, normalmente per fini sociali, a cooperative o altre associazioni. Questa legislazione è molto avanzata. All'estero ce la invidiano. Ultimamente la nostra commissione antimafia è stata richiesta in Canada per portare un'esperienza, perché anche là si sta diffondendo questo fenomeno. Lo scarto, purtroppo, come sempre nel nostro paese, è tra la legislazione che abbiamo, l'applicazione che ne viene fatta e la risposta, come dicevano gli amici prima, della società civile, perché non basta, come tante volte ci illudiamo, cambiare, riformare le leggi, se poi il tessuto sociale, che è fatto di persone, non si comporta a livello di quelle leggi. Grazie. Sicuramente spetta a noi, come generazione, aiutare le forze di polizia senza fare finta di non vedere. Il cambio di mentalità necessario a eliminare questo fenomeno è nelle nostre mani ed è nostro dovere attuarlo. Infatti, qualcosa sta cambiando. Non siamo più di fronte a guerre di mafia, a grandi stragi o attentati.
bensì a qualcosa di più nascosto all'interno delle nostre istituzioni e organizzazioni, e forse, per questo, anche più pericoloso. Dottor Patti, quindi come possiamo non essere ciechi? Prima Nicola ha chiesto scusa per la nostra generazione nei confronti della vostra. Io credo che addirittura dobbiamo provare un po' di vergogna per il mondo, per la società che vi abbiamo consegnato. Vedere giovani come voi, e ce ne sono tanti altri, che accompagnati da adulti come i vostri insegnanti, come persone sensibili, costituisce però una speranza, che è quella di cambiare una mentalità. Noi abbiamo discorso, e voi avete sperimentato, la presenza pervasiva del fenomeno mafioso in Sicilia, ma noi sappiamo da anni, e finalmente, ed è un finalmente che data da non più, io credo, di una quindicina d'anni, forse 20, che la mafia è anche in Liguria, perché per tanti anni è stata negata. E ci sono, voi sapete soprattutto che il nostro territorio è interessato dall''ndrangheta più che da Cosa Nostra, e ci sono quindi dei condizionamenti pesanti, perché tutto quello che è immettere del denaro che ha provenienza illecita, la più diversa, spesso infiltrata, come diceva Francesco Fiorino, nell'economia. Si comincia a entrare finanziando e poco alla volta gli imprenditori, tante volte loro stessi in momenti di crisi a chiedere aiuto a questi signori, si trovano spogliati. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire allora avere delle antenne, guardare il proprio territorio, cercare di capire il perché di certi comportamenti, lo smettere di denunciare le evidenze degli altri che hanno un po' più di potere, e quel piccolo potere che ognuno di noi ha, in qualche modo sfruttarlo per percorrere vie traverse. Le maglie che portate, che sono quelle del consumo critico, segnalano una strada che insieme, come giovani, come società civile, possiamo percorrere. Tu chiedevi che cosa possiamo fare. Renderci conto di quello che compriamo. Il risparmio sul prezzo, che normalmente orienta il nostro consumo, non è un indice sempre buono, anzi quasi mai. Cercare di capire, e oggi gli strumenti ci sono, voi giovani li avete, c'è una sensibilità che noi non avevamo. Perché certi prezzi? Perché c'è lo sfruttamento del lavoro? Perché magari ci sono dei prodotti non di qualità, delle materie prime tante volte adulterate, o se non adulterate comunque non garantite? E questo nasconde quasi sempre il controllo della criminalità organizzata, le agromafie. L'anno scorso abbiamo organizzato con gli amici commercialisti, con altri professionisti, un convegno sulle agromafie.
Allora ecco, dobbiamo, e voi giovani in questo siete più liberi, dobbiamo aprire gli occhi, renderci conto, e oggi gli strumenti ci sono. E allora con la nostra vergogna possiamo in qualche modo emendarci soltanto cercando di renderci tutti più consapevoli, perché se questa società oggi è così, è dovuto al fatto che in tanti, in troppi, ci siamo chiamati fuori. E allora la risposta non è nella legge, non è nel giudice che fa i processi, non è nella forza dell'ordine. È in una società civile che si fa più attenta, consapevole, e pretende di non avere, come diceva prima padre Fiorino, per il voto di scambio, come elemosina ciò che spetta come diritto. È una crescita che dobbiamo fare tutti, e voi giovani ci siete d'esempio, e per questo vi ringrazio. Grazie. '14 settembre 2018. Quando ero bambino non capivo perché a Teriasca, nel mio piccolo paese dell'entroterra ligure, si considerasse l'olio d'oliva così prezioso. Vedevo molte persone passare giornate intere a raccogliere questi frutti tanto piccoli quanto ricchi di valore, per produrre un liquido che nella mia ingenuità ritenevo uguale a quello venduto nei negozi alimentari. Pensavo addirittura che fosse inutile versare tanto sudore per risparmiare quei pochi euro che una bottiglia d'olio può costare sullo scaffale di un supermercato. Ebbene mi sbagliavo e ora più che mai capisco il vero valore di molti prodotti artigianali, ma non solo, anche di tutto quel mondo che si cela dietro alla loro produzione. Un mondo, come abbiamo potuto constatare, ambivalente, in cui la lotta tra bene e male, tra persone oneste e non, è ben lungi dal giungere al termine. Utili sono state le riflessioni suggerite dal titolare dell'azienda Caro, l'azienda per cui abbiamo lavorato in Sicilia, in un terreno confiscato. E ora mi chiedo, un litro di olio extravergine di oliva, che al supermercato costa 4 euro o meno, può essere un prodotto di qualità? Abbiamo oggi la possibilità di intervistare il signor Caro, il proprietario dell'azienda per cui abbiamo lavorato. Di che cosa si occupa la sua attività? E olive, l'ocellata del Belice. E poi abbiamo preso questa azienda perché confiscata nel momento e le stiamo portando avanti, come diceva la prof l'altro giorno, e per cercare di non fare perdere i fondi che sono in questo momento in abbandono. E questo. Ringrazio a tutti voi che oggi siete qua in azienda, che avete partecipato pure a questo progetto, che siete ragazzi di Genova. Una cosa bellissima, una cosa da rifare, e sono sempre disponibile. Grazie, anche per noi è stata una bellissima esperienza. Attraverso questa esperienza però abbiamo capito quanta fatica e quanto tempo siano necessari per prendersi cura di questi terreni. Al supermercato però possiamo trovare dell'olio a prezzi bassissimi, a partire anche da 3 euro, com'è possibile? È impossibile, perché quando un olio siamo sotto i 7-8 euro non è un olio 100%, sono olio comunitario, olio miscele di tanti oli. E quando dobbiamo acquistare dobbiamo guardare principalmente le etichette, la provenienza e poi Made in Italy e il prezzo, questo è importante, il prezzo. Se si considera il tempo e il lavoro impiegato nella produzione di quell'olio, concimazione, potatura, trattamento, raccolta, frangitura, una domanda sorge spontanea. Nicola, tu che sei un produttore di olio di oliva, cosa ne pensi? Ma sì, indubbiamente è un po' il titolare di questa azienda che ci ha aiutato, che io stesso ho chiamato a dare una mano, perché vi dicevo ragazzi, agli imprenditori che si avvicinano all'associazione, agli imprenditori che con coraggio stanno dalla nostra parte, io dico ragazzi, dobbiamo cercare di renderci anche un po' complici dello Stato nella lotta alla mafia, no?
e quindi è un'assunzione di responsabilità forte. Così un imprenditore che ha già diversi uliveti, che ha già un magazzino come quello che voi avete visitato, lo chiamiamo ad intervenire e a fare appunto questi ulteriori investimenti. Il problema è proprio questo, che appena valutiamo la raccolta delle olive, appena valutiamo il prezzo della manodopera, quando valutiamo tutte quelle che sono le spese, viene fuori un prezzo che ha detto di 7-8 euro tra gli oli, diciamo tra virgolette, più comuni, ai quali dobbiamo aggiungere qualcosa ancora in più se è una produzione biologica, qualcosa ancora in più se è una produzione fatta, che ne so, con conservazione in atmosfera controllata, tutto quello che vogliamo. Ma cos'è dunque che è importante? È essere sicuri di rispettare e tutelare il consumatore, non soltanto da un punto di vista di salute, anche per non prenderlo in giro, perché è giusto che non si debba prendere in giro, perché la verità è che dietro ad un prezzo basso, quasi in maniera provocatoria, io direi ad un imprenditore, ad un agricoltore che vende l'olio ad un prezzo più basso, io direi quasi arrestatelo. Spiegatemi. Se lo devo vendere a 5 euro, devo nascondere per forza qualcosa. O della manodopera in nero? Ho mistificato l'olio, ho rubato, qualcosa l'ho fatta. I conti non tornano, ragazzi, voi lo avete visto, i conti non tornano. E allora noi con questo sistema ed insieme a voi, quella società civile deve interrogarsi anche di questo, ma soprattutto dando l'idea di un prezzo che abbiamo simpaticamente chiamato il prezzo della legalità. Io, da presidente dell'associazione Antiracket, iniziando quel lavoro, abbiamo iniziato con quella che era la mia esperienza anche di produttore olivicolo, quindi abbiamo scimmiottato un po' quest'idea quindi dalle vostre magliette extra etico, no? da extra vergine, per dire che non ci sono mezze misure, e penso che lo avete visto benissimo. Quindi quell'idea del consumo critico che voi bene avete sposato è fondamentale. Penso che sia l'arma con la quale ognuno di noi può combattere. Basta pensare di nascondersi dietro ad un dito. Ma soprattutto iniziamo a rispondere a quella domanda che tutti ci fanno. Cosa possiamo fare? Ecco, siate cittadini consapevoli e responsabili, e facendo la vostra parte avete fatto tanto. Grazie. Nicola, a proposito di consumo critico, cosa significa oggi essere un consumatore critico? In parte ho risposto prima. Oggi il consumatore critico è colui che guarda bene l'etichetta, è colui che guarda bene la provenienza, è colui che nei paesini come il nostro, ma penso anche da questa parte, al nord Italia, comincia a capire che se entra in un bar di un mafioso e consuma anche solo un caffè, diventa complice della mafia, perché parte dei suoi soldi serviranno a finanziare un circuito di illegalità. E allora smettiamola di prenderci in giro, perché possiamo essere complici inconsapevoli una volta, due volte. La terza volta dobbiamo cominciare ad avere il coraggio di dire che siamo complici. Perché io vi ho detto più volte che non nascondersi dietro ad un dito vuol dire fare azione. Perché il bene passa solo attraverso l'azione, perché sapete che è molto più facile fare del male, perché si può fare del male semplicemente dicendo ma io non ho fatto niente. Bene, tu sei colpevole perché non hai fatto niente. Il consumo critico passa dall'azione, da un'azione concreta. Cominciamo a pensare di non dover essere più colpevoli per indifferenza. Grazie.
Il campo di olivi in cui abbiamo lavorato era stato confiscato alla mafia e versava in condizioni di abbandono. Alla base degli olivi c'erano dei polloni, cioè dei rami che crescono sulle radici della pianta e che le sottraggono un regolare nutrimento. Il nostro compito è stato quello di rimuovere i polloni, un lavoro che può sembrare banale, ma che ha salvato le piante e la produzione di olio. Ma ha arricchito anche noi. Siamo infatti molto fieri di aver dedicato il nostro tempo per una buona causa. Paolo Borsellino una volta disse che la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine. La mia speranza è che anche noi, con il nostro piccolo contributo, possiamo concorrere a determinare questa fine. Durante la nostra esperienza in Sicilia abbiamo avuto l'occasione di sostare in un piccolo lido vicino al parco archeologico di Selinunte. Qui,
tra un tuffo in mare e il pranzo a base di arancini, abbiamo incontrato Yo-Yo, il proprietario del Lido, Giglio Gaspare. Giglio Gaspare è conosciuto dagli amici come Yo-Yo per via del giocattolo che possedeva da bambino, unico fra i suoi coetanei. Argomento dell'incontro, il rapporto tra ambiente e mafia sul territorio siciliano. Ci ha descritto la zona in cui eravamo. La Valle del Belice, ora riserva naturale grazie ai cittadini della zona che volevano salvaguardare il territorio dopo il terribile terremoto, il molo dei pescatori, dove si è sviluppata la pesca di sardine, il parco archeologico di Sedinunte e la zona della Triscina. Proprio in quest'ultima zona ebbe inizio, nel 1968, il processo di distruzione e di cementificazione delle dune di cui Giglio Gaspare fu testimone. In quell'anno, infatti, un terremoto distrusse 11 paesi della valle. Le abitazioni in tufo vennero ricostruite in cemento depotenziato, senza rispettare la natura e la bellezza del territorio. In passato, la mafia locale si era sempre occupata di agricoltura e allevamento, ma dopo il terremoto si unì alla mafia catanese, la mafia imprenditoriale, una forma mafiosa ben più potente, capitanata dai cosiddetti sette cavalieri. L'accordo tra la vecchia e la nuova mafia si svolse nel seguente modo. La mafia catanese si offrì di ricostruire direttamente sul territorio, quella locale doveva procurare materiali utili alla ricostruzione. La sabbia fu prelevata proprio dalle dune di Triscina, fu venduta a basso prezzo e utilizzata per costruire abusivamente nuove case sul mare. Affrontando il tema dell'abuso edilizio, siamo rimasti sconcertati da alcuni dati. In Sicilia, su 1.400 km di costa, c'è un abuso edilizio ogni chilometro. Un esempio eclatante è Triscina, a due passi dal templi del Parco Archeologico di Selinunte. Triscina conta oltre 5.000 case abusive, di cui almeno 1.000 insanabili, nonostante tra condoni edilizi. Spesso, di fronte a tali abusi, gli enti locali si nascondono dietro l'esiguità dei fondi per le demolizioni. Il risultato è che in Sicilia più dell'80% delle ordinanze di demolizione, emesse fra il 2004 e il 2018, non risulta eseguito e l'abusivismo è sempre vivo e pericoloso. Nel 2016, secondo dati Istat, in Sicilia l'indice di abusivismo edilizio ha toccato il dato record di 57,7. Tale problema, però, non riguarda solo la Sicilia, ma tutta la nostra penisola.
parlare con la famiglia per pagare la tua incolumità. Più che altro è perché qui si paga il peso. Tu adesso paghi 5.000 euro. Mi hanno chiesto di pagare il pizzo per evitare che facessero male a me e alla mia famiglia. Non dobbiamo pagare. Se paghiamo, non ci lasceranno più in pace. Le nostre scelte devono essere orientate verso la speranza e la giustizia. Solo così possiamo recuperare e rinsaldare giustizia e legalità. Ed essere, infine, uomini liberi. Il video appena trasmesso introduce una storia vera, accaduta a Francesco Bindeci. 15 settembre 2018. Francesco Bindeci, imprenditore edile, scrittore, poeta, editore, ma soprattutto uomo di grande coraggio che, nonostante le minacce e le intimidazioni, non si è piegato alle richieste di estorsione, anzi ha risposto, denunciando e fondando l'associazione anti-racket Liberiato, di cui oggi è presidente. Tutto cominciò il 6 gennaio del 2009. Francesco stava andando a Campo Reale con la famiglia quando fu avvisato dai carabinieri che il suo ufficio era stato incendiato. Sul momento rimase stupito, perché nessuno l'aveva mai cercato o minacciato. Ma, dopo aver scoperto che erano stati distrutti uffici e case anche di altri imprenditori, prese consapevolezza che era arrivato il momento di agire, senza nascondersi. Signore e signori, Francesco Bindeci. Buonasera. Buonasera, benvenuta. Grazie. Il filmato da cui abbiamo estrapolato una piccola parte è stato scritto e prodotto da lei e racconta la sua storia, anche se con un'ambientazione diversa. Lei è infatti un imprenditore edile e non un panettiere. Ma partiamo dal 6 gennaio 2009. Che cosa è successo? È successo, come avevi anticipato prima tu, che io stavo andando a Campo Reale insieme a mia moglie e miei figli. Campo Reale è il paese dove abita mia suocera. Noi abitiamo a Borgetto, mia suocera a Campo Reale, quindi per la festa stavamo andando lì. Scusate, sono emozionato perché questo cortometraggio che ho scritto io, diciamo, è, io quando l'ho prodotto ho scritto tutto quello che mi era successo realmente, quindi ogni volta che lo vedo io mi emoziono perché ripenso a quella vicenda. Grazie. E quindi ho ricevuto la telefonata dai carabinieri che mi dicevano di ritornare, mi chiedevano dove fossi. Ritorni, le dobbiamo parlare subito, è successo, c'è un incendio che ha distrutto il suo ufficio, il mio parco macchine dell'impresa edile e tante altre cose. Quindi sono arrivato là, vi assicuro l'immagine che è ancora viva, non è stata una bella cosa, vedere tutto in genere, dopo anni di lavoro. È stato molto scioccante per me, io mi sono messa a piangere. E lì ho fatto la denuncia contro ignoti, non sapevo chi fosse stato naturalmente. Però poi nei giorni successivi nacquero altri incendi ad altre imprese. Poi si sa, a volte alle forze dell'ordine, io e noi imprenditori non dicevamo all'epoca, non dicevamo niente, però tra di noi parlavamo. E quindi siamo venuti a sapere che era la mafia, stava succedendo a quanto pare un cambio di mano di mafia, e quindi loro facevano questi
gesti, questi incendi, perché volevano essere cercati da noi imprenditori e volevano che noi richiedessimo la protezione. Quindi fu a quel punto che una sera io, parlando a tavola con i miei figli, mio figlio mi disse quello che oggi mi hanno detto i ragazzi di Telepace: ma la mafia sarà sconfitta? Allora a quel punto pensai a questa cosa, guardando poi, diciamo, in TV che era nata in quel periodo un'associazione anti-racket a Palermo. Pensai: ma perché non fondare anche un'associazione anti-racket nella nostra zona del palermitano, a Borgetto, provincia di Palermo, Partinico, questi paesini qua, perché fino ad ora è solo a Palermo. Contattai questi imprenditori e cercai di convincerli. Alcuni mi mandarono direttamente a quel paese. Dissi loro: dopodomani io andrò al commissariato, sarà lì il punto di partenza, diciamo, dove metteremo la prima pietra per formare questa associazione, la prima pietra come simbolo. Vi aspetto lì alle 10. Ognuno ma lascia stare, se facciamo questa cosa ce ne dobbiamo andare dal paese, lo sai come sono le cose, poi possiamo avere problemi. Alcuni, come diceva prima Nicola Clemenza, avevano problemi con le mogli, li volevano lasciare, tante cose. E poi alla fine, quel giorno, io mi sono presentato lì al commissariato, sono venuti tutti, erano tutti lì, tutti presenti, pronti a fondare l'associazione anti-racket. Fra di loro c'era un signore che non avevo mai visto. Infatti mi sono girato, c'era anche un giornalista di Traiato, Pino Maniaci, che è stato uno pure che ci ha appoggiato sin dall'inizio. Gli faccio: ma chi è questo? Mi dice: ma si chiama Enrico Colaianni, è il presidente di Libero Futuro di Palermo. E lì, e diciamo che è nato tutto. E abbiamo fondato l'associazione anti-racket e quindi abbiamo iniziato a fare degli incontri e poi sono nate altre vicende. Abbiamo cominciato a accompagnare imprenditori a denunciare. E dal punto di vista imprenditoriale, diciamo, io costruivo all'epoca delle case e degli appartamenti, decisi di cambiare perché non vendetti più nemmeno un appartamento, niente completamente, nessuno comprò più appartamenti da noi, sia a Borgetto sia a Partinico. Disse: vabbè, cambiamo, ora mi butto con gli appalti. E cambiai, cominciai a partecipare negli appalti, mi aggiudicai una gara a Marsala, pappet, venne uno e mi venne a richiedere il pizzo. E lì dovetti denunciare. Io ero fra l'altro anche il presidente dell'associazione, insieme ad Enrico Colaianni e con l'appoggio anche di Nicola Clemenza ed altri. Facemmo la denuncia e nello stesso tempo iniziamo un rapporto di collaborazione con le forze dell'ordine. Ed è questo, tutto questo. Grazie. E che cos'è l'operazione Visir? Mi sono fermato perché Visir è quello che avete visto prima, il cortometraggio che avete visto prima. E io ho partecipato appunto in un appalto, una gara d'appalto a Marsala, e quindi venne uno mi disse tutto quello che io ho scritto là, perché l'ho scritto per sfogarmi, anche se poi alla fine lì ero un panettiere, io ero l'imprenditore edile. Mi fa: tu vieni qui a Marsala. Intanto, quando mi sono aggiudicato l'appalto, mi è arrivata una telefonata che mi avvisava che mi avevo aggiudicato l'appalto. Io nemmeno lo sapevo e l'ho ringraziato, fra l'altro. Poi mi arrivavano dei fax continuamente di imprese che mi volevano noleggiare dei mezzi e quindi li ringraziavo. Fra di loro c'era sempre questo signore che io non avevo capito.
poi cominciava ad avvenire in cantiere a lasciarmi il biglietto di visita e voleva essere telefonato. Allora a quel punto io non lo cercavo perché non avevo bisogno né di prendere operai perché ce li avevo, me li portavo da Borgetta, sia perché avevo anche dei mezzi. Quindi rimanevo e non mi facevo sentire, ma questo continuava a venire in cantiere con aria arrabbiata e quasi minacciosa, fino a quando un giorno io ero lì, il mio socio e mio fratello, noi abbiamo una ditta di famiglia, siamo soci al 50%, venne lui lì e ci portò in un bar, ci fece posare il telefono perché poteva essere intercettabile e lì cominciò a dirci quello che io ho scritto nel cortometraggio. Ah, tu vieni qua, se fosse stato in un altro paese ti avrebbero bruciato tutte cose, ma noi siamo amici e protezionus ti offriamo, però devi lasciare un piccolo contributo per le famiglie dei carcerati, sì, proprio per loro, per il paese. E quant'è? Il 2%. Allora a quel punto io risposi per come era previsto nel nostro protocollo dell'associazione anti-racket, noi seguiamo un protocollo che dobbiamo prendere tempo, non dobbiamo mai dire no, ma prendere tempo. Ci devo pensare, ne devo parlare con l'altro socio, con un altro che fra l'altro non c'era perché il socio è solo mio fratello, fra l'altro. E quindi lui se ne andò, io telefonai a Enrico Colaianni, telefonai a Nicola Clemenza, raccontai tutto, andammo dalla polizia e lì nacque tutta l'intera vicenda. Si aprì un'indagine e fino a quando poi sfociò l'operazione Visir, in cui furono arrestati 14 mafiosi che appartenevano alla faida di Messina Denaro. Tutto quello che io ho detto stasera l'ho ripetuto in tribunale quando ho testimoniato sia io che mio fratello, abbiamo puntato il dito contro di lui e me l'hanno messo anche accanto. E questa è una cosa che non capisco, me l'hanno messa accanto e lì ci siamo costituiti parte civile. Con l'associazione Libreriato abbiamo continuato, abbiamo accompagnato altri imprenditori a denunciare. Sì, la paura c'è, ma c'è anche il coraggio e soprattutto ci sono le parole dei miei figli quando mi abbracciano e mi dicono in parole siciliane: fottitinne, non so se lo capite. Fottitinne se ti bruciare la macchina, fottitinne se ti pigliano per sbirro, fottitinne se ti tagliano le gombe, fottitinne di tutto quello che hai passato. Alla fine noi siamo fieri di te. Questo punto. Grazie. Grazie. Questa sera presentiamo il nostro libro, una sua proposta al termine del nostro incontro in Sicilia. E noi l'abbiamo subito accolta. Ma come le è venuta in mente? Perché io sono stato sempre più convinto che, come disse qualcuno, a sconfiggere la mafia non saremo noi grandi, ma voi. Voi insieme a queste maestre. E il viaggio che avete fatto in Sicilia, la testimonianza, tutto il lavoro che avete fatto per smuovere le coscienze, per il messaggio qual è? Il messaggio del cambiamento, che cambiare si può. Non poteva rimanere solo un viaggio. Con la pubblicazione di un libro, che è un libro è per sempre, voi diventerete immortali. Questo libro, sicuramente poi vi diplomate, ognuno prende una strada diversa, però questo libro rimarrà per sempre, finirà nelle biblioteche, finirà fra le mani di tanti altri ragazzi che magari vorranno fare l'esperienza che avete fatto voi, altri ragazzi che capiranno quanto sia brutta la mafia, che la mafia va sconfitta, la mafia va denunciata, perché la denuncia, se
quella cosa più importante. Se non c'è la denuncia, possiamo parlare di mafia, antimafia fino a stanotte, non serve a niente. La denuncia, questa è la cosa che è più importante. Bisogna denunciare, bisogna collaborare con le forze dell'ordine, bisogna dire no ad ogni forma di criminalità organizzata, questo conta. E voi siete lo strumento, voi siete i fiori del giardino della legalità. Voi la sconfiggerete la mafia, ragazzi. Grazie. Grazie. Salemi, 11 maggio 2010. L'allora sindaco Vittorio Sgarbi accoglie il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per l'inaugurazione del Museo della Mafia. Il museo racconta della criminalità organizzata in Sicilia, di tutte le persone che l'hanno subita, l'hanno combattuta, rimanendone vittime. È un museo che non serve ad affascinare né a stupire, ma serve a far riflettere, a far aprire gli occhi a chi, come noi, ha sempre vissuto la mafia in maniera lontana e distaccata, senza averla mai conosciuta a fondo. Per questo il Museo della Mafia non è un vero museo. È più un percorso, buio ed agghiacciante, dove si viene catapultati all'interno di un mondo dominato dalla paura e dall'angoscia. Il museo non celebra, non esalta, non censura, e in fondo neppure giudica. Racconta, documentandolo, il male. Nasce così un percorso dentro sale completamente buie e silenziose. Prima un piccolo ambiente con 10 cabine elettorali, simbolo dello stretto rapporto tra mafia e politica. In ogni cabina alcuni video mostrano i tentacoli di Cosa Nostra dentro la sanità, le carceri, la chiesa, l'informazione, la gestione delle acque. Un'ala del museo è divisa in due. Da una parte la Palermo felicissima di inizio secolo, quella delle ville liberty e dell'urbanistica elegante. Dall'altra la Palermo del sacco edilizio e degli abusi degli anni 50 e 60. In mezzo la mummia di un morto ammazzato, gettato come vuole la tradizione mafiosa dentro un pilone di cemento. Un tortuoso e angosciante labirinto che rimpercorre la storia di Cosa Nostra attraverso la riproduzione di centinaia di pagine di giornali, di fotografie degli eventi di mafia degli ultimi 150 anni, scanditi da un martellante ticchettio di macchine per scrivere. La prima pagina è dedicata alla morte di Emanuele Notar Bartolo, ex sindaco di Palermo e prima vittima eccellente della mafia, ammazzato con 27 pugnalate il 1 febbraio 1893. Il Museo della Mafia. Si entra curiosi, si esce scossi. Thank you.
16 settembre 2018, ore 17. Quando Di Girolamo entra in hotel, notiamo subito che è molto più giovane delle persone precedentemente conosciute. Giacomo Di Girolamo non è solo un giornalista nato e cresciuto a Marsala, è un giornalista radiofonico che da tempo si occupa di criminalità organizzata e di corruzione. Giacomo Di Girolamo è anche autore della biografia del terzo uomo più ricercato al mondo, il boss Matteo Messina Denaro, l'invisibile, come sottolinea il titolo della biografia. Si potrebbe dire che sono il suo biografo ufficiale, scherza con noi. Mi occupo di mafia perché si racconta sempre ciò che si ha a fianco, e la mafia in Sicilia esiste dalla fine dell'Ottocento. Certo, oggi la mafia è più debole, ma il pericolo non è scongiurato, in quanto sta nascendo un altro genere di mafia, che Di Girolamo in un suo romanzo definisce Cosa Grigia. Si tratta della cosiddetta mafia dei colletti bianchi, persone distinte che agiscono in modo illegale tramite poteri illegali. No, soluzioni non ne ho, se non quella della responsabilità. E la responsabilità per me è raccontare le cose. Racconto le cose e magari le indico, così uno le sa e un giorno non potrà dire chi lo avrebbe mai detto. Io ho incontrato di tutte in questi anni e un capitolo di questo libro è dedicato proprio alle scuole. E ce n'è una cosa che volevo leggervi, come dice, sì, l'ultima cosa. Che è una, secondo me è una cosa molto interessante. Una volta un ragazzo mi fece una domanda fuori programma, alzò la mano mentre la prof che coordinava l'incontro faceva di tutto per non vederlo. Aveva come una sottile paura che dicesse qualcosa di non opportuno, una battuta greve, un appunto fuori tema. Bene, mi pare che le domande siano terminate. Fui io a dargli la parola. No, professoressa, guarda, c'è ancora un ragazzo che vuole intervenire, dissi, indicandolo dopo che lei aveva cercato di tagliare corto. Insomma, fu costretta a farlo parlare. Il ragazzino si alzò, prese il microfono, i compagni già ridevano, e cominciò, volevo chiedere, ma come si diventa eroi? Trovai sincera quella domanda, non banale. La professoressa mi anticipò con la più stereotipata, e quindi scolastica, delle frasi fatte. Sventurata la terra che ha bisogno di eroi. Citò Brecht al microfono, guardandomi compiaciuta come un terzino navigato che salva un gol sulla linea di porta. Rispose a mia volta con una domanda. Ma cosa significa essere eroi? Farsi ammazzare, mi disse una ragazzina occhialuta in prima fila. Farsi ammazzare per una buona causa, aggiunse una compagna. Sventurata la terra che ha bisogno di eroi, continuava a ripetere nel frattempo la prof, quasi fosse un mantra in grado di esorcizzare quel fuoriprogramma che stava portando a derive per lei pericolose. Sventurata la terra che ha bisogno di eroi, ma il punto è che faceva tutto questo con la voce, lo sguardo vitreo di Jack Nicholson, i Shining, roba da terrore puro. I ragazzi andavano avanti. Eroe è chi muore, no, anche chi rimane ferito, no, gli eroi sono i ribelli, ma feriti poi da chi? Eroe è chi cerca la verità, come si trova la verità, prof? Eroe è anche chi fa una cosa buona, ma quello è un santo. Che differenza c'è fra un santo e un eroe, prof? E lei, sventurata la terra che ha bisogno di eroi. Ma noi allora siamo sventurati perché abbiamo avuto Falcone e Borsellino? Ma chi sono i buoni? E come li riconosciamo? Oggi, ragazzi miei, risposi, essere eroi significa non smettere mai di cercare di capire, con ostinazione, fermarsi, voler approfondire. La vera ribellione, ragazzi, passa per lo studio. Chi studia è un eroe. Uno che si pone in disparte rispetto al mondo e a suo modo ne contrasta la corsa. Chi studia si ferma. E così risulta eversivo, nemico, agli occhi di chi vuole invece che tutto passi in fretta, che venga dimenticato senza spiegazioni. Eroe chi dice io non vado di fretta, io mi prendo tutto il tempo necessario. Eroe non è chi fa l'antimafia, ma chi è responsabile, chi non si nasconde, chi ha la consapevolezza che non c'è atto, che non sia la coronazione di una serie infinita di cause e l'origine di una serie infinita di effetti. Ci presenta il suo ultimo libro, Contro l'antimafia, che definisce eretico. In esso condanna quelle false associazioni anti-racket che riducono la lotta alla mafia ad un prodotto commerciale. In questo libro si rivolge a Matteo Messina Denaro, ma stavolta si tratta di un'agguerrita lettera di resa. Di Girolamo non ha mai avuto paura di schierarsi dalla parte di chi si oppone alla mafia. Ma adesso è proprio questa parte che gli fa paura e si chiede se ha ancora senso l'antimafia per come è oggi. L'antimafia ha avuto grandi meriti, ma a un certo punto è accaduto qualcosa.
si è ridotta a gesti e simboli svuotati di significato e non aiuta a cogliere le complesse trasformazioni del fenomeno mafioso, dove si insinuano impostori e speculatori. Intorno all'antimafia ci sono piccoli e grandi affari, dai finanziamenti pubblici ai progetti per la legalità, alla gestione dei beni confiscati. Accanto ai tanti in buona fede, c'è chi ne approfitta per arricchirsi, per fare carriera o per consolidare il proprio potere, in nome di un bene supremo che assolve tutto e tutti. Se tutti, conclude Di Girolamo, ricominciassimo da quello, dal segnalare, con serenità, piccole e grandi storture in quella che chiamiamo antimafia, al porre dubbi, eviteremmo scandali futuri. Settembre 2018, ore 19. A volte la vita gioca strani scherzi, del tutto imprevisti. Terminato l'incontro con Di Girolamo, ancora sconvolti per il suo libro e per i toni duri usati, ecco entrare Enrico Colaianni. Colaianni è un imprenditore siciliano. Da anni è impegnato nel movimento anti-racket, con la sua associazione Libero Futuro Palermo. Colaianni ha sostenuto e accompagnato alla denuncia più di 300 imprenditori. Si respira tra noi un certo imbarazzo. Siamo colpiti dal suo viso stanco e preoccupato. Colaianni è un leone che combatte da sempre, ma questa volta il nemico è cambiato. Il 23 luglio l'associazione anti-racket Libero Futuro è stata infatti cancellata dagli elenchi della prefettura di Palermo perché ritenuta inaffidabile. Avrebbe accolto e sostenuto imprenditori vicini ad ambienti e a soggetti discussi. Colaianni contesta a gran voce la decisione. Nessuno degli associati è sospettato di avere rapporti trasversali o di essere sottoposto a indagini. Chiediamo come possiamo essergli d'aiuto. In questi giorni abbiamo visto con i nostri occhi come opera Libero Futuro, come ha dato sostegno a molti imprenditori, proprio quando intorno a loro c'erano solo silenzio e omertà. Colaianni ci esorta ad essere persone attente, informate, a sostenere le aziende sane e gli imprenditori che denunciano e soprattutto a colpire la mafia nel suo punto debole, il denaro. Ecco la chiave: diventare consumatori che orientano i propri consumi verso un'economia legale, premiando tutti coloro che si oppongono al racket. Pago chi non paga. Nicola, che cos'è cambiato dalla sera del nostro incontro a Castelvetrano? Voglio essere sincero. È cambiato molto, però stasera molto di quel cambiamento si è recuperato. Grazie a voi. Sapete cosa significa accompagnare 300 imprenditori, più di 300 imprenditori alla denuncia? Non so se riuscite ad immaginare quante ore possono voler dire questo, sentirli, accompagnarli, essere vicini a loro in tribunale, perché poi altrimenti si ritrovano soli. E allora ci dobbiamo sentire. Francesco è in tribunale, o io o tu dobbiamo esserci, o quell'altro, o forse è meglio tutte e due. Ascoltarli. Sentire un Di Girolamo che dice che dobbiamo cominciare ad avere paura anche dell'antimafia, di quell'antimafia di facciata. Noi non ci siamo mai sentiti addosso nessun peso. Non abbiamo fatto antimafia perché abbiamo scelto i soci dell'associazione anti-racket da una indicazione che ci mandava magari Padre Fiorino, cercandolo in un convento di clausura. Persone specchiate. No, ci siamo buttati in strada. Abbiamo ascoltato quegli imprenditori che avevano i loro problemi,
che seguivano le loro vicissitudini, che qualche volta erano figli di imprenditori che erano collusi per legge. Se tu paghi il pizzo sei anche tu colpevole, diventi anche tu complice. Ma magari lo hai fatto perché avevi paura, magari lo ha fatto tuo padre una volta perché aveva paura e poi comunque in qualunque momento hai teso la mano, tu ne hai tesa una e noi abbiamo l'obbligo e il dovere di tenderne due e di farti fare un percorso di cambiamento. Perché è questo che ci insegna l'essere cittadini, è questo che ci insegna l'etica, lo spirito, è questo che dobbiamo fare. Se uno di quegli imprenditori viene anche da un ambiente che non è specchiato e ha il coraggio di fare un passo, o comunque ha segnato la differenza con una denuncia, quell'imprenditore nel suo percorso per riaffrancarsi ha percorso molta più strada di me che ti sto parlando. E allora lo dobbiamo aiutare. Ecco cos'è cambiato. È cambiato che forse quella mafia grigia, quella mafia dei colletti bianchi, comincia veramente a farsi sentire. Comincia a farsi sentire in mille modi. Magari con la macchina del fango, magari cominciando a dire bugie, cominciando a buttare ombre su un operato che non ha bisogno, come avete visto voi, di essere dichiarato, ha bisogno semplicemente di essere valutato per quello che si è fatto. Non ci siamo limitati a fare la manifestazione, anzi, le manifestazioni qualche volta le tenevamo lontane. Le nostre erano cose operative. Da noi si passa per la denuncia. Gli imprenditori sono imprenditori. Non sono pensionati della bocciofila di turno, sono imprenditori. Sono persone che hanno seguito e che seguono quelle vicissitudini, che le sentono addosso. E anche quando, nell'essere complici dello Stato, spingiamo l'imprenditore a gestire un bene che è confiscato o sequestrato alla mafia, chiediamo a quell'imprenditore, come avete visto voi, di fare un sacrificio. E sapete benissimo che molti di questi sacrifici non vengono ripagati, anzi, qualche volta lo Stato, non si sa come o perché, alla fine a quell'imprenditore, dopo che ha fatto l'investimento, gli toglie inspiegabilmente il bene. Cos'è cambiato dall'anno scorso? Che una cooperativa vicino a noi, che gestiva anche il marchio, per esempio, extraetico, aveva delle villette a Castellammare, confiscate ad un mafioso. E come associazione noi usiamo non chiedere contributi statali per gestire i beni. Non chiediamo contributi statali per aggiustarli e paghiamo un affitto all'amministratore giudiziario o allo Stato. Bene, inspiegabilmente quei beni sono stati tolti. Dovete uscire subito, hanno detto ai soci di quella cooperativa. Ma noi abbiamo un contratto fatto da un giudice con le misure di prevenzione. Eh sì, ma ora è confisca, quindi ora è passato allo Stato, dovete uscire immediatamente. Se avete fatto delle spese là dentro, avviate una causa per il risarcimento danni. È notizia di 3 giorni fa che quelle ville sono state aperte e distrutte. Perché distruggere e lasciare un bene abbandonato per i mafiosi è un orgoglio e dire, vedete, quando c'eravamo noi funzionava, c'è lo Stato, non funziona più. È come dire che lo Stato ha perso. E alcuni pezzi dello Stato, forse qualche volta, ci viene il sospetto che appartengono a quell'alone grigio che prova ad infangare, ma non potranno mai completamente mettere in dubbio quelli che sono fatti e opere concrete. Grazie. È il 2004. Il pizzo è ancora un tabù. Tutti sanno cos'è, tutti lo pagano, ma nessuno dice niente.
un gruppo di 7 ragazzi cresciuti tra le stragi della mafia e stanco di adeguarsi a questa realtà, decide di fare qualcosa. La notte fra il 28 e il 29 giugno tappezzano la città di manifesti funebri con scritto: un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. Lo slogan non viene ignorato. Tutti ne parlano. Si pensa che l'iniziativa sia di qualche commerciante, ma i ragazzi, in un'intervista al Giornale di Sicilia, spiegano le loro motivazioni. Tutti a Palermo, nessuno escluso, versano denari in camere di protezione. E tutti lo sanno, ma quotidianamente lo dimenticano. Di conseguenza, i soldi spesi dai cittadini nelle attività commerciali che pagano il pizzo finiscono direttamente alla mafia. Ma questo non sembra interessare. Ognuno pensa ai propri interessi, aspettando che lo Stato, da solo, quasi miracolosamente, arresti tutti i boss mafiosi. L'obiettivo comune, dicono i ragazzi, deve essere quello di sconfiggere la mafia, non sul piano politico o legale, compito delle istituzioni, ma su quello sociale, distruggendo il consenso che negli anni si è creato. Spesso si sente dire che ogni siciliano è un mafioso, che ha sicuramente avuto dei contatti con Cosa Nostra, altrimenti non potrebbe vivere in Sicilia. A me, invece, piace vedere i palermitani siciliani così, come un popolo che nonostante la paura, nonostante il ricordo delle stragi che hanno ucciso amici e parenti, nonostante l'omertà generale che si protrae nel tempo, è in grado di fermarsi e gridare che non ha più intenzione di stare in silenzio a guardare. Come spesso ripetono i siciliani, è vero che la mafia è nata in Sicilia, ma è altrettanto vero che sono stati i siciliani stessi ad aver creato l'antimafia. È troppo facile guardarsi intorno e criticare tutto quello che non va, affermando che certe cose dovrebbe pensarci lo Stato e che il singolo cittadino non può farci niente. Per questo ammiro e un po' invidio il coraggio di quei ragazzi, più o meno della mia età, che con le preoccupazioni, i pensieri e l'ingenuità delle 20 anni hanno deciso di mettersi in gioco, di smettere di lamentarsi per quello che non andava e di dare il loro contributo, non con la pretesa di cambiare il mondo, ma con la speranza di far riflettere su qualcosa che non poteva più essere tollerato. Thank you.
può. Anzi, lo stacco sulla zappa. Mamma mia. In che cosa consiste il lavoro svolto in questi giorni? In questi giorni abbiamo cercato di togliere tutti i polloni, che sono gli arbusti che crescono sul tronco degli olivi. Facendo ciò riusciamo a dare nutrimento, maggior nutrimento alla pianta. Quali sono state le vostre impressioni durante queste giornate di lavoro e durante le testimonianze? Alberto, parla tu, prego. Grazie. No, penso che comunque cioè, ci si renda conto che i campi sono giganti e pensare che se non l'avessimo fatto noi avrebbe dovuto farlo qualcuno, probabilmente anche pagato, perché non penso che nessuno venga qua a farlo volontariamente. Ci si rende anche conto delle spese che si devono sopportare da parte delle aziende. I terreni vengono lasciati a morire, cioè terreni come questi non li vedremo più, non ci sarebbero più gli olivi, non ci sarebbe più l'olio, tutto quello che loro fanno non ci sarebbe più perché nessuno se ne occupa poi. E poi in seguito loro se ne occupano finché il bene non viene confiscato e a quel punto poi possono intervenire perché il bene appartiene direttamente allo Stato. E avere la forza di non scoraggiarsi, di non mollare tutto dopo la prima battaglia. Che cosa ti ha lasciato questa attività? Ma allora, sicuramente il fatto di mettersi in gioco e di fare qualcosa di pratico per questa lotta, questa grandissima lotta che per noi è qualcosa di lontano, però bisogna cercare sempre di più di mettersela a cuore. E poi cosa mi ha lasciato? Mi ha lasciato una ciocca nella mano, però va bene, è stato molto bello e soprattutto utile. Cosa ne pensa del lavoro svolto in questi giorni dai ragazzi? Ma trovo che sia stata un'esperienza importante, non solo dal punto di vista lavorativo, ma come modo per entrare a far parte di un progetto molto, molto più ampio. Si sono resi conto dell'importanza di dover recuperare terreni che sono stati confiscati, dell'importanza di non perdere il territorio, dell'importanza di non perdere un bene che appartiene a tutti, e quindi ognuno mettendo un po' del suo ha fatto in modo che questo progetto potesse andare avanti. A questo punto io farei vedere tutte le interviste. Quali sono state le tue sensazioni? Vai, avanti, questo è la fine. Non mi fai il clap, no? No, ricordo. Lei faccia l'interview. No, con la zappa in mano che da più è vero, bro. Scusate, mi devo sostenere. Vai, zappa un po', Nicco, dai. E zappa un po'. Prego. Bello, fantastica questa cosa. In casa troppo. L'ale no, perché è buio. No, va bene al buio. L'ho impostata per il buio. Qual è stata la tua impressione durante queste giornate? Taglia. Taglia. Blocco? No, vai. Non vedi fare le interviste, cioè non ce la faccio. Dai. Se no lavorati, ti riprendo me. Aia, porca puzzola. Porca puzzola. Allora, vai. Oppure lavora e basta. No, ma stai parlando? Devo dire, che faticoso. No, però non lavorare mentre parli. Non ce la faccio, fate lavoro. Oppure riprendo. Vabbè, allora la riprendo mentre lavoro. Fatti che ho finito qua. Dai, sei seria. Zaffa un po' a caso, cazzo. No, vai via, non ti voglio. Cioè, scusa. Non volevo essere scortese. No, vai via. Io provo.
La di Dio mi fa pisciare da ridere. Tavolina, tavolina. No, va bene. '17 settembre 2018, ore 22, il ritorno. Mettersi in gioco non è facile. Significa mettere le proprie capacità a servizio degli altri, con coraggio, passione e disponibilità. Noi siamo andati in Sicilia proprio per metterci in gioco. È stata un'esperienza che sicuramente ci ha fatto aprire gli occhi e che ci ha fatto vivere il servizio a 360 gradi, sia sulla nostra pelle, con il lavoro nei campi, sia nelle nostre coscienze, con i racconti e le testimonianze di Nicola Clemenza, padre Fiorino, Francesco Billeci, i titolari dell'azienda Caro, Giacomo Di Girolamo, Nicolò Volpe, Maria Falcone, Enrico Colaianni, Yo-Yo, e addio Pizzo. Grazie di cuore a tutti e grazie di cuore a chi è intervenuto questa sera. Oltre alle persone già citate, al dottor Patti, e al dottor Cozzi. Dopo questa esperienza torniamo a casa coscienti che la vera sfida è vivere la legalità nella normalità di tutti i giorni. Perché non si può essere persone passive, non si può aspettare che gli altri agiscano al posto nostro, ma soprattutto torniamo a casa consapevoli che ognuno di noi può e deve fare la differenza. Grazie mille a tutti e grazie anche perché con l'acquisto del libro avete aiutato e aiuterete il centro d'ascolto del nostro territorio. E un altro ringraziamento lo volevamo fare alle due persone che ci hanno accompagnato durante questo percorso, la professoressa Descalzo e la professoressa Pagano.